Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti al termine del cammino quaresimale. Con questa domenica, Domenica delle Palme, ha inizio la grande settimana, la settimana santa, quella che è il centro, il cuore della nostra vita di fede, della nostra vita di credenti. In essa celebriamo il mistero pasquale, che è appunto la sorgente, il culmine della nostra vita di fede. Questa domenica la buona novella vi raggiunge davanti al tribunale di Lanciano, quasi per simboleggiare poi i vari processi che nel corso della notte, ultima notte della vita di Gesù dovrà subire, prima dai sommi sacerdoti, poi da Pilato e quindi da Erode. Il cammino di Quaresima ci ha condotto a vedere Gesù nella sua passione, nella sua morte e nella sua risurrezione. E Gesù, dopo averci presentato il volto del Padre attraverso le parabole, in modo particolare del fico che non portava frutto, ma che il vignaiolo continua a lavorare affinché possa finalmente portarlo, e quella del Padre misericordioso, in cui il Padre si manifesta come Padre ricco di amore ai due figli, sia al figlio minore che va via di casa e lo considera come morto, sia al figlio maggiore che lo considera come un padrone. E dopo averci presentato il volto del Padre nell'episodio di vita vissuta della donna colta in flagrante adulterio, finalmente Gesù ci mostra il volto del Padre direttamente sul suo volto. Perciò il Vangelo di questa domenica è il Vangelo della passione e della morte di Gesù, molto lungo, per questo motivo non lo leggiamo. E in esso Gesù ci presenta proprio l'amore che arriva fino al dono di sé. Ci presenta il volto di Dio che vuole salvare il mondo e non giudicarlo, che vuole la morte, non vuole la morte del peccatore, ma che il peccatore si converta e viva. Alla passione, alla morte di Gesù, ogni Vangelo dedica molto spazio, tanto che alcuni studiosi dicono che i Vangeli sono il racconto della passione, della morte e della risurrezione di Gesù con una lunga introduzione. Ma ogni evangelista ha delle caratteristiche sue proprie, delle originalità che lo distinguono dagli altri. Quest'anno leggiamo il Vangelo di Luca e con voi vorrei evidenziare proprio le particolarità di Luca che sono ben 13. Durante l'ultima cena noi siamo abituati a ricordare una frase: fate questo in memoria di me. Solo nel Vangelo di Luca si trova questa frase che noi ascoltiamo in ogni celebrazione eucaristica e naturalmente essa non può significare soltanto la ripetizione nel rito dell'Eucarestia di ciò che Gesù ha detto e fatto. Deve significare che ciascuno di noi, come Gesù, deve fare della logica del dono, della logica dell'amore, la sua logica. Gesù ci dice con questa frase: io vi ho detto tutto, vi ho dato tutto, non ho conservato per me nemmeno una briciola del mio essere, mi sono fatto pane per voi, perché voi mi possiate mangiare. Anche voi, anche noi, dobbiamo farci dono per gli altri, pane per gli altri. Poi Gesù, dopo l'ultima cena, si reca nell'orto degli ulivi e nell'orto degli ulivi Gesù mette in evidenza la sua preghiera. La preghiera di Gesù è stata sempre molto considerata da Luca in tutto il suo Vangelo. In quest'ultima notte della sua vita, Gesù la evidenzia ancora di più e chiede anche ai suoi apostoli di vegliare con lui, di pregare con lui per poter superare la prova, per poter vincere la tentazione. Anche per me, anche per voi, cari fratelli e care sorelle, è fondamentale la preghiera, il contatto intimo con il Signore nella quale possiamo fare perciò esperienza della presenza di Dio nella nostra vita. Come Gesù sente vicino a sé la presenza di Dio nell'angelo che viene a rafforzarlo, nell'angelo che viene a confortarlo, ad illustrargli fino in fondo il progetto di Dio e a dargli la capacità di portarlo a compimento.
Gesù, durante la sua preghiera, entra in agonia e suda sangue. Questa parola agonia noi la leghiamo agli ultimi istanti della vita di una persona, ma Gesù qui entra in agonia nel suo significato più etimologico, che è una lotta, una competizione. L'agonia era la competizione degli atleti e Gesù qui, il bene, sta entrando in competizione con il maligno, con il male, ed è capace di vincere proprio perché è unito a Dio, suo Padre. E come l'atleta, prima della gara, suda, è nervoso, i suoi muscoli sono tesi, così Gesù è in tensione e questa tensione lo porta a sudare anche il sangue. Durante questa notte poi accadono molte altre cose che sono caratteristiche di Luca. Ad esempio, durante la presenza di Gesù nella casa del sommo sacerdote, Pietro lo aveva seguito da solo, mostrando il suo coraggio, la sua dedizione. Pensava di non essere riconosciuto, ma fu smascherato da una serva e quindi rinnegò Gesù, dicendo di non conoscerlo, di non avere nulla a che fare con lui. Addirittura, secondo il Vangelo di Marco, Pietro maledice Gesù, proprio per far comprendere agli altri che non aveva nulla da spartire con Gesù stesso. E caratteristica di Luca è lo sguardo di Gesù. Gesù guarda Pietro proprio in quel momento e Pietro si accorge di questo sguardo, che ovviamente non è uno sguardo di giudizio, ma uno sguardo di compassione, uno sguardo di misericordia. Questo sguardo fa rientrare Pietro in se stesso, Pietro piange e da questo pianto inizia la sua vita nuova, inizia la sua conversione definitiva. Poi Gesù si trova prima davanti a Pilato e poi davanti ad Erode. Pilato, nel Vangelo di Luca, per ben tre volte cerca di salvare Gesù e quando non ci riesce, forse pensa che Erode, sotto la giurisdizione del quale Gesù ricadeva, essendo Galileo, poteva dargli una mano e glielo invia. Erode prima è molto felice di avere davanti a sé Gesù, perché lui immaginava Gesù come un mago, come un fenomeno, come una star e pensava gli potesse essere utile per il suo regno, come consigliere, perché appunto faceva molti miracoli e gli chiede di fare i miracoli. Ma Gesù a questa domanda e alle infinite altre che Erode gli fa non risponde nemmeno una parola. Questo fa scattare in Erode un sentimento contrario. Tanto era contento all'inizio, tanto è pieno di rabbia adesso. Il testo greco dice addirittura che lo voleva annientare Gesù. Voleva dire a Gesù: tu credi di essere qualcuno? Io ti anniento, tu per me sei un nulla. E proprio per prenderlo in giro, per dire a Gesù tu sei un fantoccio, lo riveste di un mantello regale e lo rispedisce da Pilato. Pilato a quel punto consegna Gesù ai sommi sacerdoti, agli scribi, ai farisei, i quali, aiutati dai romani, lo portano sul Monte Calvario. Lungo il percorso c'è un'altra caratteristica del Vangelo di Luca, il dialogo che Gesù ha con le donne di Gerusalemme. Le donne nel Vangelo di Luca hanno lo spazio più rilevante di tutti gli altri Vangeli. L'Evangelista Luca ci dice che seguivano Gesù non solo i discepoli, non solo gli uomini, ma anche le donne. Di alcune di esse ci dà anche il nome: Maddalena, Giovanna, moglie dell'amministratore di Erode che si chiamava Cusa, Susanna, Marta e Maria. Il Vangelo di Luca è pieno della presenza delle donne, anche del cuore delle donne, della loro lungimiranza. Esse piangono davanti a Gesù che porta la croce, ma Gesù fa capire loro che non è la loro responsabilità che lo ha portato lì, la responsabilità è degli altri. Loro non devono piangere,
su quello che sta accadendo a lui, ma devono piangere su se stesse, devono piangere su Gerusalemme, perché loro e Gerusalemme tutti possano convertirsi e camminare verso l'avvento dell'uomo nuovo, del regno nuovo che Gesù è venuto a portare e che realizzerà proprio con la sua morte e con la sua risurrezione. Giunti sul Calvario, Gesù viene messo in croce fra due ladroni. Questo è comune a tutti i Vangeli, ma solo nel Vangelo di Luca c'è la cosiddetta figura del buon ladrone. A un certo punto uno maledice Gesù, l'altro dice al suo collega: «Noi siamo qui perché siamo colpevoli, ma questo uomo non ha fatto nulla, è qui senza legge, fuori dalla legge». E rivolgendosi a Gesù gli chiede di ricordarsi di lui quando entrerà nel suo regno, e Gesù gli dice: «Oggi stesso sarai con me in paradiso». Ed infine il perdono per tutti coloro che lo stavano mettendo in croce materialmente e per tutti coloro che avevano voluto quella condanna. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo è il discepolo di Gesù di fronte al martirio. Questo è il discepolo di Gesù nei confronti di chi non lo ama, di chi lo giudica, di chi lo odia, di chi gli vuole male. Come Gesù aveva detto nel discorso della montagna, anche qui, sulla croce, è fedele alle sue parole. Amate quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi fanno del male. Naturalmente anche qui Gesù perdona i soldati che fisicamente lo inchiodano, ma perdona anche coloro che sono i mandanti di quella esecuzione. E qui Gesù si distingue anche dai martiri del Vecchio Testamento. I fratelli Maccabei subirono il martirio insieme con la loro mamma, ma uno di loro disse ai carnefici: «Ricordate che voi dovrete pagare per questo». Gesù non fa così, prega per i suoi persecutori. Allo stesso modo farà Stefano, il primo martire, così come ci racconta il libro degli Atti degli Apostoli, che morì lapidato mentre si affidava al Signore e perdonava coloro che lo stavano uccidendo. Gesù poi confida nel Padre, mette nelle mani del Padre la sua vita, il suo spirito, e come testamento ci lascia una frase che Luca ci riporta nel contesto dell'ultima cena, quando disse ai discepoli: «Per il mondo, per l'uomo vecchio, chi vuole essere il primo, chi vuole comandare, deve stare in alto. Nel mondo nuovo, per l'uomo nuovo, che io sono venuto a instaurare, chi vuole essere il primo deve servire. Non deve comandare, non deve umiliare, deve amare e servire». Siano questi i sentimenti che ci accompagnano in questa settimana santa e che ci accompagnano ogni giorno della nostra vita.